Ciao Lady, benvenuti nel mio bagno. Sembra notte, ma no. Qui a Roma c'è un tempo schifoso, ma a parte il meteo, che non ci importa, fino a una certa, perché comunque avrei voluto fare un bel video luminoso, perché sono nel mio bagno. Hello. Per chi non mi conoscesse, sono Eleonora, sono andata a vivere in una nuova casa da gennaio 2021. La sto sistemando piano piano. Uno degli spazi che dove veramente c'era pochissimo da sistemare era il bagno. Ho portato comunque delle modifiche che vi farò vedere in questo video, ma soprattutto oggi il mio bagno ha bisogno di una pulita, una sistemata, una organizzata, una declatterata. Non so in quale ordine. Sono molto fan di questi video dove si mette a posto, si organizza, si sistema, si fa decluttering un po' tutto insieme. Infatti ho visto il video di Laura Lee dove fa proprio questa cosa del bagno e vi ho chiesto nel gruppo Telegram se volevate vederlo anche del mio bagno, approfittandone per farvi vedere come l'ho sistemato. Voglio vedere innanzitutto quanto ci metto a fare tutta questa cosa, quante ore ci metterò. Siccome da qualche giorno, mentre di fare questo video, ho lasciato anche il mio bagno in uno stato pessimo, peggio del solito. Cioè non è che se venite a casa mia entrate il mio bagno è solitamente così. A parte che, come dice Elio, sono cazzo. Ma vi giuro, non mi vergognerei a dire che il mio bagno è così tutti i giorni, ma non lo è. Cioè l'ho proprio lasciato andare, tipo prima mi sono fatta una maschera e c'è ancora il pennello con la maschera sopra, non lo faccio mai. Inizierei da una bella panoramica del mio bagno del prima. Una cosa che avrete notato sicuramente del bagno è questo armadio. Adesso io ve lo vado a far vedere. Questo armadio, se non avete visto il tour della casa vuota, ve lo lascio nell'info box, non c'era quando ci siamo trasferiti qui. L'ho comprato io e l'ho comprato su Amazon, quindi vi lascio il link qui sotto nell'info box. E ci ho messo anche questi pomelli che ho acquistato sempre io su Amazon, e quindi vi lascio il link anche di questi. Quanto sono belli, meravigliosi. Poi mi piacciono un sacco proprio nel bagno. E tutto il bagno qua è grigio, quindi è perfetto. Accendo anche un'altra luce. Ma wow, non abbiamo bisogno del bel tempo. Anzi, guarda, ancora meglio, così l'abbiamo proprio coperto. Come l'ho organizzato, cosa ci ho messo qui dentro? Allora, sopra reparto capelli. E devo dire che quasi non lo dovrò toccare, se non per il decluttering, perché è molto ben organizzato e poi vi farò vedere come. Qui già vedo meno ordine, reparto maschere. Qui ci sono due scomparti vuoti e quindi dovrebbero essere carini da vedere. Non mi sembrano così carini da vedere. Quello sopra sì, dai, tolto il mollettone, è molto carino. Forse devo sistemare un attimo la sì, disposizione dei profumi. E invece sotto, reparto di corpo, perché sono due reparti. Effettivamente ha poche tavole questo armadio, sì, è un armadietto, perché io ne avrei messa una qui, quindi due, e ci avrei fatto fuori tre ripiani invece di due, perché cioè non ho delle cose così alte. Probabilmente questo è stato pensato anche per, non so, mettere detersivi, ma io non ce li metto qui, quindi sì, dovrei cercare di prendere un ripiano singolo di questo tipo. Iniziamo a togliere un po' di shit da qua. Ieri sera ho fatto il bagno e quindi ho lasciato per esempio a terra l'asciugamanino. Lo vado a mettere a lavare. Devo mettere un sacco di cose a lavare, anche questo qui. Qui vedete un po' di casino perché c'era la sabbietta di Brie. Adesso abbiamo deciso di spostarla e qui metteremo il cesto della biancheria sporca. Anche quello lo ordino da Amazon, quindi devo pulire e lavare a terra. Si fa un disastro con la sabbia sul pavimento scuro, quindi se avete gatti, avete intenzione di avere animali in un futuro, non fate la pavimentazione del bagno scura. Quindi ci avevo messo anche questi qui di cartone, perché io ogni volta che mi lavo faccio cadere l'acqua. Vi dico che bello che era quando si univa l'acqua alla sabbietta del gatto. Sapete come mi sono vestita per fare questa cosa? Tuta e canottiera che ho comprato quando stavo, non so se alle medie o al liceo, di Brandy Melville, brand che sono sicura le romane strariconosceranno. Se non mi seguite su Instagram, ve lo lascio qua. E niente, allora inizio, butto questi cartoni. Sì, probabilmente c'è altro da buttare, ma adesso non lo so. Qua ci sono le cose che mi sono tolta. Invece mettiamo a lavare gli asciugamani. Cose per pulire: abbiamo in giro una spugna, una pezza,
è una pezza tipo da vetro. E poi qui nel bidet ho appoggiato questi panni neri che prendono tantissimi peli di brie, li devo spelare. Questi qui neanche troppo, ma la felpa, raga, c'è. E sì, da vedere questa felpa. Se volete dei gatti, pensateci bene. Non so se si vede. Guardate! Guardate, più peli che altro. Questi cosi, secondo voi, fanno andare via tutti i peli? Assolutamente. Nel caso dei pantaloni, quasi. Nel caso della felpa, no. Infatti ci sono felpe che ormai praticamente utilizzo. Sono le felpe di Brie. Se io non la spelo per bene, mi attacca i peli su tutto il resto dei vestiti della lavatrice nera. Vado a metterlo nel cesto di neri. Provo a spelare anche questa. Ci sono più peli di Brie qua che su Brie. Una cosa impressionante. Ho fatto un bel po'. Come vedete ci sono ancora dei peli, ma così sono pochi, può andare in lavatrice. Butto questo rosato. Non so se prima sistemare le cose e poi fare dei cluttering, o fare dei cluttering e poi sistemare le cose. Quindi cominciamo un po' con i decluttering. Poi arriveranno anche quelli di make up. Anche qui questo mobile già c'era del bagno, ma ho cambiato i pomelli e ho messo gli stessi dell'armadio, quindi questi sempre cristallo. Questo è il primo cassetto. Tadan! Benvenuti. Crema giorno, crema notte, contorno occhi, siero e apparecchi per la notte. Qui a destra tengo i vari sieri, c'è anche un olietto dell'estetista cinica che tengo qui al posto dei sieri. Vediamo questo, ok, penso di doverlo deglatterare perché durava 3 mesi dall'apertura. Non c'è scritto neanche quando l'ho aperto, vuol dire che non avevo iniziato a fare questa cosa qui. Ve la faccio vedere su un prodotto, ad esempio questa è una crema di Etherea. E praticamente scrivo, mi faccio il calcolo di quando andrà a scadere il prodotto, quindi l'ho aperto, che ne so, oggi, e calcolo 6 mesi da oggi e lo vado a scrivere qui. Ovviamente scrivo soltanto il mese e l'anno, cioè non è il giorno, perché non è che oddio precisamente tra 6 mesi scade, no. Questo è il siero di Huda Beauty che mi piace un sacco, penso lo finirò sicuramente prima di febbraio dell'anno prossimo, sono a metà all'incirca, si vede qua la linea Wishful, dico sempre Huda Beauty ma Wishful è il nome della linea skincare, si chiama Thirst Trap Juice. Se avete la pelle grassa è molto leggero, non abbiate paura di fare una skincare più elaborata con tanti step, perché non è che l'andate a riempire di prodotto. Se il prodotto è leggero non avrete assolutamente problemi, ma solo vantaggi. Quindi faccio vedere un po' di serie che ho. Va a togliere le macchie dal viso. Questo Coco Dream lo uso di meno, cioè lui lo amo molto di più. Questo è anche un po' idratante come siero. Questo l'ho finito, infatti mi sa che lo devo buttare. È un siero che uso tantissimo perché ha tanti benefici tutti in uno, ed è il siero blu di Freshly. Coco Gold, un olietto che mi piace molto, con all'interno oro letteralmente, però lo uso poco. Uso poco gli oli per il mio viso. Il siero e la vitamina C di Kylie Skin, e anche questo mi sa che lo do via perché non era male come siero, però puzza tantissimo e infatti non mi faceva proprio venire voglia di usarlo. Mamma mia, no, raga, sa di prosciutto. Mamma mia, cioè sa di wurst. E quando ne avevo parlato nelle storie mi erano arrivate un sacco di DM che mi dicevano questa cosa, che odora proprio di wurst. Cioè, ultima cosa che ho di questa serie è il siero di Cicatair. Ce l'ho qui più per Nicola che per me. Questa è la crema di Darling con SPF 50. Questi qua erano finiti in fondo, quindi non li stavo utilizzando, ma non sono male. Crema e crema contorno occhi di Kylie. Crema, anche questa l'avevo iniziata a usare un botto, si vede anche, ma poi era finita in fondo e non l'avevo più vista. Ed è un contorno occhi di Good Molecules. Tenetevi d'occhio questo marchio perché non costa tanto ed è molto valido, venduto mi pare su Beauty Bay o Beautylish. Poi vediamo direttamente se c'è qualcosa che elimino, tipo questa che è aperta da un sacco, è una crema notte, ah, è aperta da un sacco però dura 2 anni dall'apertura. Uè, questo mi sa che, raga, deve andare via. Lo amo questo contorno occhi di Hello Body, ma ce l'ho aperto sicuramente da più di 6 mesi. E poi c'è tantissimo prodotto dentro. La linea Cher Cher di MUAC, che amo. Questo qua di Lancome l'avevo provato, era tipo una mini size però di un calendario della Bento, l'ho provato tipo per 2 settimane, non ho visto granché, cioè preferisco altri contorno occhi. Questo, dai, non è finito ancora.
posso usarlo ancora un po'. Tutte le etichette, questa è una crema notte di Tere, bellissima. Crema di Fenty, in generale la linea di Fenty Skincare è molto bella di packaging, che mi piace tantissimo. Qua l'applicatore, poi si gira alla crema. Però voglio fare tipo una settimana dove utilizzo solo Fenty Skin, senza mischiarla ad altri prodotti skincare, per capire veramente che cosa ne penso. Come feci con Kylie Skin. Daily Face Cream. Ah, è chiusa. Si vede che l'avevo messa qui per iniziare a provarla. No, non la apro però, perché l'ho messa qui probabilmente a gennaio, quando sono venuta a vivere qui. Ed è invernale come crema. Quindi no, non l'aprirò oggi. Questo, raga, mi è caduto talmente tante volte per terra. Mi si è spaccato tantissimo. È la crema di Ole Henriksen. Guardate, anche questa. Usata tantissimo. Aperta l'anno scorso, quando mettevo le etichette, ma ancora... Mettevo le etichette scrivendo quando l'avevo aperta e non facendomi il conto e scrivendo direttamente la scadenza. Comunque l'ho aperta a novembre del 2020 e... dura fino a novembre di quest'anno. Contorno occhi di Estée Lauder Advanced Night Repair. Questo è parecchio consistente. Lo metto pochissime volte quando sento che il mio contorno occhi è secco. Devo mettere l'etichetta qui ad esempio, perché l'ho aperto il mese scorso. Crema notte, ecco, forse questa la devo eliminare. 6 mesi, Carabalm. Questa è una auto abbronzante per il viso. Funziona da Dio, ma non è reperibile in Italia. Questo l'ho preso in Svezia, se qualcuno di voi dovesse andarci. Ultima cosa che declutter è questa crema di neve, crema eterea, molto buona per le pelli grassi perché è super leggera, però anche questa ce l'ho aperta da un sacco. Pulisco e rimetto dentro in ordine. Quanto dovremmo fare questa pulizia bella approfondita di cassetti? Secondo me una volta a stagione. L'ordine che ho scelto è stato a destra tutti quanti i sieri viso. Questo è un siero che ho messo qui perché volevo iniziare a provare, di Maria Galland, che è un brand che vendono nei negozi d'estetica. Poi invece a sinistra ho messo tutte quante le creme, sia giorno che notte, e nello spazio che avanzava tra i sieri e le creme fondamentalmente ci ho messo i contornocchi. E poi metto i miei apparecchi. Questo cassettino qui in basso sarà un po' buio. Qui ho messo i contenitori perché da qui apro e vedo bene che cosa c'è. Qui non tanto, quindi tiro fuori. Bene o male, secondo me è tutto abbastanza organizzato. Devo solo fare un po' di decluttering. Ci sono prodotti labbra, questo per lavare i pennelli, vabbè, a caso. E sotto abbiamo invece essenze e tonici. Elimino questa di Mulac, che ce l'ho da un bel po'. Anche questa di By Terry. Anche questi di Glossier si sono rovinati, devo dire. Però, mi piace talmente tanto Glossier che diciamo che li continuerò ad utilizzare ancora un po'. Vabbè, dai, non c'è neanche troppissima roba. Penso che dividerò semplicemente in balsami labbra e scrub. Ta-da! Qui abbiamo luce liquida, non ce n'è tantissima, tonico di Kylie, tonico di Fresh chiuso che voglio iniziare ad usare, altro tonico che voglio iniziare a usare. Avevo già messo delle cose che volevo iniziare nuove e poi non ho fatto perché ne ho tantissime da finire. Questo penso che sia molto aggiornato, perché quando un tonico non va più bene... Questo qui ne è rimasto pochissimo, adoro. Di Good Molecules, segnatevelo, bellissimo. Quando c'è qualcosa che scade nel tonico si sente subito, quindi qua è tutto ok, devo dire. Ce ne sono due fuori. Random. Questo è quello che sto usando in questi giorni, Rose Breeze, che è spray. E questo è di Fresh. Erano fuori perché mi pesava di metterli dentro. Tutto ok. Qui proprio sotto al lavandino c'è un reparto... che adesso vi spiego. Qui abbiamo phon, due phon, Dyson e GH di Helios. Uso sempre GHD praticamente. E poi raga, ci sono completamente novità, rifornimenti, cose che voglio provare, le prossime in lista, diciamo, soprattutto che voglio usare. Lì c'è la mia scorta di deodoranti, quindi sono tutte cose chiuse tranne questi, che sono i prodottini di Hairburst da viaggio, utilizzati quando sono andata a Milano per lavoro, quindi sono aperti. Qui sono saponi per le mani, cose di capelli. Ho tantissime anche altre cose chiuse, nuove da provare, come Drunk Elephant, Sandy Riley, e però le tengo in un'altra parte della casa. Comunque a un certo punto, oltre al decluttering, dovrò fare un
cambio di prodotti che uso, anche se mi piacciono, anche se mi trovo bene, per provare cose nuove, perché comunque fa parte del mio lavoro e devo provarle. Quindi spostiamoci di qua. Cose di donne. Vabbè, ci sono assorbenti, silk peel, un sacco di lamette e tutti i dispositivi Foreo. E anche la crema, perché io mi depilo in tutti i modi praticamente. Tra tutti i cassetti vicini al lavandino, questo è sicuramente quello che uso di più e quello più incasinato, perché ci sono le cose che utilizzo per lavare il viso, per esfoliare il viso, per struccare il viso e qualcosa del tipo se ho dei brufoli. Sono le cose che uso di più, vanno più a contatto con l'acqua, infatti le uniche, diciamo, dove si rovina un po' la parte, vedete questa qui, per vedere quando scade un prodotto, in questo reparto alcune si rovinano perché appunto con l'acqua, sono etichette, ma soprattutto sotto, guardate, c'è una merda, perché ci sono prodotti oleosi che un pochino perdono e soprattutto i prodotti di questa categoria sono grossi, cioè sono alti e tipo questo di Fenty è una sleppa e non mi si chiude, cioè, vedete, cioè si piega per forza. Quest'altro pure, acqua micellare di Mulac, che fortunatamente sto per finire. Guardate quanto è alta. Tengo anche bifasici, quindi è veramente tanto tanto pieno di roba oleosa. Qua devo proprio pulire anche i prodotti che si rovinano. Allora, questo l'ho aperto il 4 gennaio, febbraio, marzo, aprile 2020, quando avevo iniziato a fare questa cosa, come al solito scrivevo quando lo aprivo, e scade dopo un anno e mezzo, quindi siamo un anno ad aprile. Vabbè, ho ancora un bel po', ne ho usato più di metà. È una polvere esfoliante sempre di Good Molecules. Questo è un prodotto che scade ad un anno e quindi è scaduto adesso, ed è questo Yo Glow di Wishful. Non l'ho ancora buttato perché l'ho usato tantissimo, secondo me una o due volte che lo uso e lo finisco, quindi ecco, voglio finire di usarlo. Questo è il pre-cleanse di Dermalogica, anche questo oleoso, anche questo oleoso. Wash the Face Off di Lolla. Raga, gli oleosi forse dovrei fare una cosa a parte e metterli là, non so come fare. La cosa più problematica tanto di questo reparto sono proprio le cose alte che non fanno chiudere. Questo, lo scrub di Kylie. Lo scrub di Kylie lo elimino perché non mi piace. Ve l'avevo già bocciato quando avevo fatto la recensione della linea di Kylie Skin nelle stories. Mi sono disimparata ad utilizzare gli scrub di questo tipo, cioè con proprio pezzi di gusci di mandorle, di albicocca. Li trovo come se facessero delle micro lesioni sulla mia pelle, non va bene, non è per me. Poi questo ce l'ho aperto da un botto di tempo, 6 mesi, ma ce l'ho aperto da un sacco, era l'unico latte detergente che avevo, molto bello. Questa è una cosa che non ho capito per i brufoli di Hello Body. L'ho usata 3 volte, per ora non mi ha colpita. Questo lo uso un sacco per i brufoli. Super Spot Remover di Origins. Enzymatic Peel di Etherea. Il cleanser di Fenty Skin, che non ho capito se mi piace. Penna per i brufoli di Glossier. Questo lo elimino, l'ho usato un bel po'. È un cleansing balm. Detergenti ottimi, sia questo, che però sono finiti in fondo. Questo praticamente è quasi finito, me lo tengo davanti così lo finisco. E poi questo di Too Faced, che elimino, ce l'ho da un sacco. Guardate che schifo, tutto pieno di olio. Magari me ne metto qui, subito vicino a me, le cose oleose. Per ordinare questo cassetto ho deciso di mettere a sinistra le cose più oleose, a destra quelle antibrufoli e al centro tutti quanti i detergenti e gli struccanti. Niente, li devo mettere giù. Che fastidio. Cioè, questo di Fresh pure, quello di Fenty è troppo grosso, come anche questo di Mulac. Via. Adesso passiamo alla parte sopra del lavandino, semplicemente per mettere in ordine. Queste sono tutte le cose che elimino, queste qui, tranne questa che è una colonia di acqua di Parma, abbastanza costosa, l'ho trovata nel calendario dell'avvento e ha sia la colonia che il body lotion, però cioè proprio non mi piace l'odore perché sa di colonia, cioè la stavo tenendo solo per, capito? Perché è acqua di Parma, è carino, però vabbè, facciamo una cosa, siccome non mi piacciono i prodotti li regalo, li metto da parte. E questa qui, siccome penso sia molto carina, per ora la metto da parte, ma potrei comunque non usarla. Questa è carina. Allora, poi faccio vedere dove non mi stai prendendo in giro. Ok, via tutto questo.
questo da regalare. Questo l'avevo comprato per pulire il viso, poi mi trovo meglio per usarlo come sapone per le beauty blender. Solo che non vorrei tenerlo sempre qui, però sotto è un po'... Facciamo una cosa. Il sapone è asciutto. E questa scatolina che zozza. Andiamo ad asciugare. Pettine e spazzola che uso qua sotto. Che video è senza Briscolandia? Eh? Faccio capire la grandezza. Ciao. Ma quanto sei dolce. Si è appena svegliata da un riposino lungo ore e ore e ore. Post pranzo buonissimo. Una pappa buonissima. Ciao ladies, vado via. Ok, vetri, stocco questo. Anche questo ve lo posso lasciare se volete con un link Amazon. E praticamente è, sono quelle cose che si attaccano allo specchio per poter attaccare il telefono, ed è in questo modo che faccio le mie storie di skincare senza tenere il telefono in mano. Ok, da un lato era ancora appiccicoso quello dello specchio, però dall'altro non era più appiccicoso. Amico vetrino. In questo momento metterei o un podcast o della musica, quindi metterò un po' di musica. Pulire tutto quanto il piano. Adesso risciacquo tutto. Ta-da! Molto meglio, molto più pulito ho tenuto qui a sinistra. Non stavano neanche qui prima, ma penso sia top. Sieri, ciglia e sopracciglia e pennelli per le maschere. Il foreo che sto utilizzando, sapone mani, e qui ci sono dischetti che utilizzo a volte per struccarmi o per mettere tonici essenze e basta, voglio così pulito, vuoto. Ok, eccoci qua, siamo arrivati al momento dell'armadio. Il reparto capelli è diviso in qui shampoo secchi, e devo eliminare questo perché l'ho finito, l'ho presi molto tempo fa, sempre in Svezia, che è venuto da Sephora e ce n'è ancora così. Ho questo di Moolak, questo è nuovo, ne ho finiti già altri. E poi lì dietro ci sono, allora, ci sono questi per fare le lentiggini, che però sinceramente alla fine adesso ho preso ormai da qualche tempo quello per farlo, cioè Freck si chiama, un prodotto per fare le lentiggini, e ogni volta che provo ad usare quelli spray mi faccio un casino, soprattutto questo. Questo dello Schwarzkopf, ecco, non so che fare. Però vedo lì dietro uno shampoo, questo shampoo secco di L'Oreal, vecchissimo, quindi via. Quindi i shampoo secchi scarseggiano, ne ho solo due ora. Poi lui è un prodotto diverso dagli altri, è un elixir, praticamente immaginatelo come un'acqua, ovviamente dentro non c'è acqua, però non è oleoso, quindi lo posso usare anche sulla cute, aiuta per il volume, aiuta per la crescita. Penso che lo metterò qui, perché effettivamente sennò stavo sempre così da solo. Qui poi ci sono tanti tanti prodotti, vabbè, a parte le mie vitamine di Airburst, anche queste stanno effettivamente da sole, anche queste di Airburst, vabbè. Ci sono comunque tanti prodotti per il dopo doccia, quindi una volta che il capello è strizzato ma umido, ho un sacco di cose da applicare per districare, per profumare, quindi qui ho sia dei profumi, ho sia questo di Moolak, sia di Federico Fashion Style, mi piacciono entrambi, totalmente diversi, ho il Viv, ho Way, anche dietro Federico Fashion Style, Moolak, ah, qui dietro ci sono gli oli, proprio, olietti. Poi qui appunto tutti questi balsami che si lasciano nelle punte, GHD, là dietro c'è Moolak. Questo anche si utilizza prima di asciugare i capelli, ma soprattutto prima di asciugarli con il calore, perché si attiva con il calore, quindi se voi non asciugate i capelli con il phon, se non asciugate i capelli con il phon, potreste non vedere l'effetto wow che invece questo prodotto dà. Poi qui altre cose, anche questo spray lisciante, prodottini di Eterea Soft Hair, sempre questi sono styling, lacche, lì in fondo ho le lacche, GHD, ce l'ho alto, varie, e poi qui a destra c'è il reparto baby hair,
con questo, è uno spray gel che utilizzo, spruzzo questo che sembra uno spazzolino che mi regalò Deborah, faccio così su baby hair. Vabbè dai, ho eliminato due prodotti, lo sapevo che stavo bene con i capelli. Maschere sono in teoria ben divise, ho qui quelle purificanti, qui davanti ci sono due prodotti per le mani, maschera scrub di Rocher che ho quasi finito e una crema mani di Hello Body. Ci sta tenerle qui. Maschere idratanti e anche patch per il contorno degli occhi. Maschere in tessuto più maschere per capelli, tipo questa. Esatto, maschere per capelli. Non è che non sia in ordine, tipo questa mi sembra abbastanza ok. È che potrebbe essere meglio soprattutto questa qui. Così sembra un po' un casino. Però sono contenta, è un'occasione per farvi vedere come organizzo le cose. E devo dire che se da gennaio la situazione è così, tra i capelli e le maschere, vuol dire che ho organizzato abbastanza bene. Ok, cerco di metterle dentro. Non vedo l'ora di farle queste qui, non sono riuscita a sistemarle più di tanto, ma vi devo dire la verità, non sono riuscita neanche ad eliminarne, perché le maschere in tessuto le utilizzo soprattutto in estate, in inverno mi fa un po' freddo. Comunque lo tiro fuori, così do una pulita sotto. Maschere che sto amando in questo periodo. Allora, queste due sono state delle scoperte dell'ultimo periodo. Questa è di Fresh e questa è di Etherea. E poi ci sono alcune che sono delle conferme che conosco. Ah, questa è una Eye and Lip Mask, che non ho mai provato, di Beyond Me. Vabbè, sapete, me la faccio. Già che ci sto, così la provo. È tipo così. La faccio solo su un lato. Capisco bene così se fa, cioè su cosa agisce. Poi c'è questa di Dermalogica che ho aperto da poco, infatti ho anche messo già l'etichetta. Ce ne sono un bel po' di Giada, Fresh ovviamente, la Rose Face Mask che adoro. In realtà questa è quasi finita, poi ne ho già un'altra pronta. Sì, qua ci posso fare una o forse due applicazioni. Questa è quella che uso su Nicola principalmente, che ha una pelle sensibile, anche se l'ultima volta gli ho fatto quella di Etherea, che si chiama Lux Vit C, quindi la vitamina C Radiant Mask. Questa di Hello Body, la Gold Cream Face Mask, ce l'ho aperta da un botto, quindi questa la posso dar via, anche perché Hello Body finora non ha fatto grandi maschere idratanti degne di nota, infatti non ve ne parlo mai, le migliori sono qua, quelle proprio purificanti. Questa è una sleeping mask di Fresh. Poi ci sono quelle di Lolla. In realtà ne sono rimaste due. Eh sì, perché ho finito le altre due che erano le mie preferite, quella per, al cioccolato per appunto impurità, e quella idratante. Questa è la eye mask. A maggio, cioè febbraio, marzo, sì, maggio 2020, scadeva dopo 6 mesi. Direi che soprattutto cose che vanno sul contorno occhi non le tenete. E questa stessa cosa, la sleep on it. Ma comunque questa era troppo ricca per la mia pelle. Oh, mi sa che ha cambiato proprio colore, non era così. Quindi sì, assolutamente. Questi sono contorno occhi di Pixi, però devo dire che sono abbastanza asciuttini e mi sa che li devo dare via, anche perché poi qui c'è scritto 6 mesi e sicuramente sono aperti da molto più tempo. Ma non rimango senza, perché amo questi di Good Molecules. Cioè, ne ho parlato un sacco in questo video di questo brand e sono alla caffeina. Raga, sono pazzeschi. Invece quelle purificanti, allora. Questa che è idrolato di Etherea, che funziona con la polvere che sta sotto. Poi Alpha H. Ah, questa è quella peel off. Ok, la declattero, perché uso veramente pochissime maschere peel off ormai. Poi qui abbiamo il trittico delle meraviglie. Coco Wow, Rose Refine e Coco Clear, immagino, esatto. La Maria Galland, pazzesca, che però devo deglatterare, penso, perché 12 mesi, ma questa sicuramente è aperta da più di 12 mesi. Guardate. Hello! Allora, ci sono tre maschere che quando le fate, poi la pelle è immediatamente come se aveste un filtro. Una è questa, Maria Galland numero 2, la trovate da Riccio se siete di Roma, oppure dove, insomma, dove fanno trattamenti Maria Galland nel reparto estetica del vostro centro estetico. Questa per esempio è la Purifying Cara Rescue. No, non mi è piaciuta granché, cioè rispetto alle altre. Poi la linea Cara è in generale per le pelli più secche e tutto quanto, infatti non è una maschera purificante se avete la pelle secca.
ecco. Ah, poi c'è una cosa qui, Armini. Ma io mi sa che me la squizzo qui dentro. È una maschera di Charlotte Tilbury Goddess Skin Clay Mask. Anche questa ne ho fatto buon uso. Anche questa fa, diciamo, come la Maria Galland numero 2, quell'effetto di pelle bellissima da subito. E un'altra, ve l'ho fatta vedere prima, vabbè, ormai l'ho messa sotto, comunque era quella di Fresh con la alla vitamina. Vitamin, quella che sembra praticamente marmellata. Ah, Skin First! Questa mi sa che... Vabbè, anche questa molto molto valida, molto amata, purificante, mi piaceva un sacco. Non me la sento di usarla, sarà scaduta sicuramente, quindi via. Però Skin First lo voglio assolutamente ricomprare. Questa è un'altra Alpha Age. Qua ci sono delle piccoline, questa è una Detox di Marie Galland, questa è una Henriksen, che però non ho mai usato, questa di nuovo è chiusa. Abbiamo quella di Mulac, che non si capisce perché il pack non te lo fa capire, ma penso che ce ne sarà così, anche questa l'ho usata parecchio. Sand and Sky. E poi c'è questa, che è super figa, perché praticamente è in gel, voi l'applicate sul viso e poi diventa il viso tutto di bolle, però ha 9 mesi dall'apertura e io l'ho aperta da molto più tempo, quindi via. Ok, qua c'erano molte maschere che ho eliminato, perché sono anche quelle che uso veramente sempre. E voilà! Che bello! Bri ha deciso di venire ad aiutarci! Sì, amore, grazie! Falli tu la vasca? Ok! Va bene! Maestro della palude! Comunque, se vi chiedete se quando faccio il bagno si mette così, la risposta è sì. Hai cominciato a fusare, amore? Ma quanto sei dolce! Adesso mi sento in colpa che devo continuare a mettere a posto. Non sono semplicemente profumi, perché altri profumi li ho di qua, nel lato dove poi dobbiamo mettere a posto, non so come. Sono quelli che uso di più. Questo è stato un regalo di compleanno dei miei genitori, si chiama è Narciso Rodriguez, ma la versione con ambra. E mi piace tantissimo e mi piace il colore anche, è stato pazzesco, l'unione di tutto. Questo lo uso spessissimo in inverno, è il Velvet Teddy di MAC. Ho anche il Kajali, ovviamente, alla vaniglia, ma è nel mio studio. Questo Almonoi di Vroché lo uso in estate, cioè l'ho aperto l'estate scorsa. Questa estate finisce, me lo sono mangiato. Questo è stato un regalo del fratellino di Nicola. Questo è un profumo che quando sono indecisa lo spruzzo ed è buono. E mi ricorda Ariana Grande con queste orecchiette, quindi ci sta bene nel vibe. E poi ci sono i miei 4 profumi. La Rise, che assieme a tutti quelli che vi ho fatto vedere, sono i profumi che uso di più. E la Rise fa profumi equivalenti a profumi famosi. I miei preferiti sono 169... C'è, no, 0,22, 0,92, questo è il 170, 170, buonissimo, che non si sa perché lui è fucsia, gli altri no. E questo l'ho preso da Zara, lo pulisco e via. Io raga, poi nel frattempo ho anche pulito il bidet e pulirò anche il WC, perché non è che vi interessa proprio, no, andare nel dettaglio. Ok, però non ci vado a rimettere la stessa cosa, perché voglio fare un cambio, voglio mettere quello che tengo qui sotto, qui sopra, cioè il diffusore. E c'entra? Oddio, no, non c'entra. Gli stecchini sono troppo alti. E poi ce ne sono altri di profumi che stanno qui sparsi, vari. Tipo questo, che è un po' di plastichina da viaggio. Ci sono altri da Rise 100, no, 013 e un altro. Ci sono quelli di Cosmefy, tipo questo. E un Verset, anche questo qui piccolino, che alcuni sono piccolini, quindi li uso quando devo viaggiare e non li voglio tenere qui d'esposizione. Altri mi piacciono di meno, tipo appunto qui della Rise ho ottenuto quelli che mi piacciono di più. Quindi non so dove metterli, effettivamente. E arriviamo alla nota dolente, perché a parte questi che sono quei classici foglietti
se sei oleosa, infatti non c'entrano niente qua, devono stare in una borsa. Questa, raga, è un'altra nota dolente ed è il motivo per il quale io avrei bisogno di un altro ripiano qui sotto. Queste sono tutte maschere per il foreo UFO. Che faccio? Però, cioè, per finirle dovrei farle ogni giorno e non le faccio ogni giorno, cioè le faccio ogni tanto, ma alterno anche con altre maschere che ho. Quindi, oh mio Dio, raga. What the hell is happening? Raga, ho fatto qui la maschera contorno occhi. Che cazzo è successo? Grazie al cielo non l'ho fatta di qua, è tutto rosso. Oh mio Dio. Quando succedono queste cose, io uso sempre il tonico Coco Calm, perché mi va a letteralmente calmare qualsiasi infiammazione. Però porca miseria, ovviamente, che paura, non lo terrò. Speriamo che mi passi, porca miseria. Ok, quindi questo non so dove metterlo. C'è anche un cosino per dormire, questo me lo devo mettere nel comodino. Ora che ho un comodino, yay, perché sono arrivati anche i comodini. Quindi queste dove le metto? Intanto pulisco. Cercherò di far finta di non essere preoccupata per il mio occhio. Giriamo gli stecchini, perché così fa più profumo. Vorrei tenerlo così semplice, sinceramente. Forse potrebbe essere carino mettere qui un porta cose e magari metterci qualche balsamo labbra che utilizzo. Procedendo verso sud, un po' casino, non troppo. Lì ci sono le poche cose per i piedi che ho, due creme e il roll. Poi una pietra pomice vicino alla vasca, ma la posso tenere fuori, è super carina, è forma di stella. Poi ci sono creme corpo, tante, varie. Questa è scimmerina, c'è questo burro corpo. Ah, ci sono anche scrub e ci sono anche abbronzanti. Ad esempio questo, Supermodel Body, sempre un illuminante, leggermente abbronzante, ma soltanto, è tipo make-up. Ok, cioè quando vi struccate, vi lavate, se ne va. Invece però ci sono anche autoabbronzanti. Questo a destra è quello che sto usando ultimamente, che vanno nel tempo a dare un colorito. Ah, qua ci sono altri stecchini per il diffusore. E qui dentro ho le cose di Lush. Ora ci posso mettere questo. Prima era troppo pieno, infatti sarebbe Babbo Natale. E poi sono andata da Lush e ne ho comprati tipo altri 4 di cosi. Questa bacchetta magica di Lush, perché speravo di fare più spazio sotto sotto, dove ci sono un sacco di autoabbronzanti. Laust e profumatori per il corpo, tipo acque profumate. Devo provare a dare una nuova sistemata a tutta questa situazione. Cioè, questo va tutto riorganizzato, raga, per forza. Ho preso una sedia, cioè, per sedermi e farla bene questa cosa. Vediamo innanzitutto questo, che finora è l'unica cosa che non vi avevo fatto vedere. C'è questo, che sono quei cosi che stanno attaccati al telefono. Ce l'avevo attaccato, poi una volta mi si è tolto. Come fate ad attaccarli al telefono e farli rimanere per sempre? Perché mi piace. Poi ci sono cotton fioc, sempre molto utili. Ci sono quelli fatti con cotone organico di Sephora, che sono utili, effettivamente. Cioè, devono stare in posti che posso prendere. Ora ci penso. Ah, ok. Poi ci sono illuminanti, che avevo pensato di tenere per il corpo, ma no, non li uso, cioè preferisco altre cose tipo spray brillantinati. Questo si può dire che è finito, è dei Rituals, i rituali di Sakura, uno dei profumi che mi piace di più, soprattutto tipo per il bagno. Questo appunto è un profumino da viaggio, vediamo che fine deve fare. Profumini da viaggio, amore, profumini di italiani, e questo è un altro profumo da viaggio. Profumi da viaggio non devono stare in bagno, partiamo da questo concetto innanzitutto. Sto pensando se mettere qui le cose per la vasca, ma la domanda è se entrano qui tutti questi di foreo. La risposta è che ce li facciamo entrare. Ok, ho fatto il massimo, più di così non entrano. Ora provo a mettere di qua. No, non entra niente. Molto meglio, me ne avanzano un po'. Ho un'amica che ha un foreo UFO e potrei mettere semplicemente da parte e regalargliene. Tanto veramente di queste giorno e notte ne ho, cioè me ne hanno date tantissime. Ah, sono molto più contenta
che siamo riusciti a eliminare, cioè a recuperare fondamentalmente anche uno scompartimento. Che ci mettiamo qui dentro? Direi anche forse in linea generale sistemare un po' creme corpo. Ok, vediamo come viene una volta assemblato. Sopra ho sistemato così, ho diviso le cose dei piedi, tutte creme e oli corpo tranne gli abbronzanti, burri corpo e cose per la vasca. Sotto invece ho unito gli abbronzanti, anche quelli a lento rilascio, con gli istantanei, perché alla fine sono tutti abbronzanti, questo è quello che sto usando, e qui ho messo gli scrub perché sopra non entravano e i profumi per il corpo e l'oust. Mi sembra molto più ordinato, soprattutto qui. Continuo a pensare che c'è talmente tanto spazio perso che assolutamente devo fare un altro ripiano. Invece ho messo qui le maschere UFO, non assieme agli assorbenti, cioè sì, però perché appunto il mio UFO sta qua, quindi ha senso. Nella mia testa ha senso. Penso che prima di pulire lì farò WC e vasca, perché uso questo tray, quindi questo vassoio, anche questo ho preso su Amazon, anche di questo ho il link, e qui sopra ci metto delle cose tipo i prodotti di Herbalz, perché sono molto carini da vedere e perché spesso lavo la testa qui a testa in giù. Nobri. Bri, no, no. Ah, Bri, in che lingua devo parlare? Eh? Devi guardare? Vuoi assistere allo spettacolo? Allora, l'unica cosa, il cuscino della vasca, se me lo chiedete non l'ho preso su Amazon, quindi non posso lasciarvi il link, l'ho preso in un negozietto di cose per la casa, però ci sono un sacco di cuscini per vasche su Amazon. Volevo mettere a posto queste cose qui, appunto queste cose di Herbalz mi piacciono molto esteticamente, quindi le metto sempre qui. E sono anche comode per quando lavo i capelli. Very cute. Poi la mia stellina di Petra Pomici la metto qui. Qui in fondo c'è una candelina di crochet, che è quella che sto accendendo quando faccio la vasca, però la appoggio un attimo qui perché qui serve una pulita. Qui c'è un balsamo di Nashi Argan che avevo iniziato ad utilizzare insieme allo shampoo, l'ho provato per un po' di tempo, poi ho ricominciato il trattamento di Herbalz, che comunque 3 mesi va fatto per bene, per far crescere bene i capelli, quindi lo sto facendo perché abbiamo un'operazione di crescita. Queste sono le goccine per la pupù, vi lascio il link anche di queste, funzionano, profumano tantissimo di limone dopo che siete stati al bagno e si mettono direttamente nella tazza di luci dopo aver scaricato, cioè chi mi ha chiesto se prima o dopo. Poi questo qui è super carino, è di Mercy Handy ed è un gel doccia slime, non l'ho ancora mai usato, è chiuso, però è una di quelle cose che è carina secondo me da tenere qui. Questo è un prodotto per il corpo che ho già usato, lo devo mettere lì dentro insieme ai prodotti per vasca. Questo è un Foreo che non ho usato ancora, l'ho messo qui come anche queste cose perché sono quelle che volevo usare, però poi ne ho aperte alcune le ho aperte, altre no, questo no. Questo mi sa proprio di una cosa che se vuoi vedere i risultati devi essere costante, quindi non l'ho aperto ancora perché ho pensato vabbè non riesco ad essere costante in questo momento, ma poi non è vero perché con la skincare sono sempre costante, quindi lo aprirò. Clinique contorno occhi di Fenty Skin, una nuova maschera di Maria Callan numero 2. C'è la maschera e un gommage. Questa è una crema con acido ialuronico di Mario Badescu, anche questa è chiusa. Sempre una di quelle cose che volevo provare. Preferisco aprire la Clinique. Questa è la base ed è in gel. E dentro ci vado a mettere l'attivo migliore rispetto a ciò di cui ho bisogno. E questo è anti imperfezioni. Secondo me per il periodo ci siamo. Infilo qua, che infatti vedete, sembra come se mi avessi usato un po', invece è fatto apposta per far entrare questo. Ok.
giriamo. Non ha particolare odore. Invece la crema di Mario Badescu, il contorno occhi di Fenty Skin, li metto nelle cose chiuse. Contorno occhi penso lo aprirò a breve, perché appunto voglio provare tutto Fenty Skin insieme. È arrivato Nicola, il bagno è ancora un casino, devo ancora pulire il pavimento. L'ultima cosa che mancava da mettere a posto era questa zona sopra la vasca. Ho rimesso a posto la cinta dell'accappatoio, anche perché tanto ho provato a farci i boccoli, ma sono venuti male. Ho aggiunto un gancio e ho diviso i turbanti. Anche i ganci li trovate da Amazon, vi lascio anche quello nell'info box. Poi è arrivato il momento delle pulizie finali, quindi prima scopa, poi Swiffer, perché tolgono cose diverse, e poi proprio pulizia profonda. E ora la parte divertente, finalmente. Andiamo un pochino ad arredare. Vabbè, non è proprio arredare, però ho messo il set nuovo degli asciugamani di Zara per le mani e per il viso. Poi ho messo il nuovo stick per il telefono, che vi ho spiegato prima. Questo qui, prima di metterlo, faccio diverse prove con l'iPhone, appunto, per vedere dove lo voglio, perché una volta che lo avete attaccato è meglio che non lo staccate e riattaccate più e più volte, perché poi perde la forza adesiva. E poi niente, una volta deciso lo attacco. Poi ho messo, ho trovato questa candela di Laboratorio 22, una pagina Instagram che me l'ha inviata, l'ho trovata perfetta per questa zona qui, quindi l'ho messa. È arrivato anche un tappetino per il bagno che ho ordinato da un sito inglese per la casa che si chiama Juicy. Guardate quanto è carino, troppo cute. A parte che Brie è andata subito a fare il suo controllo qualità, se ne è appropriata, però sono indecisa se tenerlo qui oppure qui. Fatemi sapere. Questo è quanto, ladies, spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia fatto compagnia. Se andiamo a rivedere l'inizio, il bagno si è completamente trasformato, sono troppo contenta, adesso sembra un piccolo gioiellino. Spero che questo video, decluttering, organizzazione, pulizia, vi sia piaciuto. In caso, per farmelo sapere, basta lasciare un like. E se ancora non siete iscritti al canale, fatelo per supportarmi e soprattutto per non perdervi i nuovi video in arrivo. Domenica ce ne sarà un altro, quindi ci vediamo prestissimo. Vi mando un super bacio e un abbraccio. Grazie mille per avermi fatto compagnia e per avermi costretta a pulire il bagno. Ciao!